Due borse di studio da 2.000 euro sono state consegnate questa mattina presso l'ITS biomedicale di Mirandola. Si tratta delle borse di studio promosse dall'Associazione Dipendenti della San Felice 1893 Banca Popolare in collaborazione con il quotidiano sulpanaro.net. I vincitori sono stati gli studenti Matteo Nardellotto e Celeste Scacchetti. La borsa di studio è intitolata alla memoria di Carmelo Varà, dipendente dell'istituto di credito scomparso prematuramente, una giovane promessa che è riuscita a lasciare il segno nella banca prima di andarsene, tanto che i suoi colleghi si sono autotassati per realizzare questo premio. Tra gli ospiti c'era anche l'imprenditore Luigi Ganterli, già socio del fondatore del biomedicale di Mirandola, Mario Veronesi, che ha descritto il clima che si viveva in quei pionieristici anni che hanno dato vita al distretto che ha arricchito e dà ancora tanto lustro alla bassa modenese. Dall'Associazione Dipendenti della Banca, Tiziano Rovatti ha ricordato agli studenti che sono figli di un territorio che ha valori importanti e le capacità del nostro territorio sono quelle che loro devono portare avanti. La caparbietà, la determinazione, la capacità di sognare, il saper lavorare e il vivere il gruppo. Ringraziando poi il Comune di Mirandola per il sostegno testimoniato dalla presenza della vice sindaca Letizia Budri, la quale ha portato il suo saluto esprimendo gratitudine per questo investimento sui giovani, una cosa non scontata. Antonella Cardoni ha ricordato come la scelta dei due studenti che sono risultati vincenti nella graduatoria è stata stilata, ai fini dell'assegnazione della borsa del valore di 1.000 euro ciascuna, per merito, percentuale di frequenza e capacità comunicative e di racconto di se stessi. La direttrice del quotidiano sulpanaro.net ha osservato che la competenza tecnica che qui si matura è importante, ma buona capacità di presentazione e di comunicazione possono fare la differenza. E sia Matteo Nardellotto che Celeste Scacchetti di Grinta ne hanno da vendere. Facendo qualche ricerca, dopo aver conseguito il diploma, ho scoperto la realtà di Mirandola e del suo ITS, capendo sin da subito che sarebbe stata la strada giusta da intraprendere per me. Dal punto di vista professionale, fra 2 anni mi vedo inserito all'interno di questo distretto e vorrei occuparmi della gestione del prodotto, dalla produzione alla sua vendita. Mi piacerebbe inoltre dare un contributo non solo dal punto di vista professionale, ma anche come cittadino di un territorio che a mio parere ha un grosso potenziale.